Buongiorno carissimi, bentrovati in questo giovedì della sesta settimana del tempo ordinario. Continuiamo ancora la lettura del libro di San Giacomo, della lettera di San Giacomo, siamo a capitolo 2, primi 9 versetti. Qui l'Apostolo, in pratica in maniera molto chiara, si scaglia contro quelli che sono i favoritismi personali e delle discriminazioni. Addirittura fa un esempio concreto perché dice: supponiamo che in una delle vostre riunioni entri qualcuno con un anello d'oro al dito, vestito lussuosamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro. Se guardate colui che è vestito lussuosamente, gli dite: tu siediti qui comodamente, e al povero dite: tu mettiti da in piedi, oppure siediti qui ai piedi del mio sgabello, non fate forse discriminazioni, non siete giudici dai giudizi perversi? Quante volte nella vita, ecco, ci capita, ci è potuto capitare, speriamo che non ci capiterà mai di fare discriminazioni di questo tipo, di incasellare le persone in persone serie A o serie B e certe volte anche persone di cultura ceto diverso e quindi fare una scelta settoriale, quindi è veramente brutto. E allora, se di discriminazioni si parla nella prima lettura, nel Vangelo di oggi siamo al capitolo 8 di Marco, dal versetto 27 al versetto 33. Gesù chiede alla gente: chi dice di me? Cosa dice di me? Voi discepoli cosa dite di me? E Pietro fa la sua professione di fede: tu sei il Cristo, ma poi non accetta che Gesù deve vivere, dovrà vivere la passione, la morte e la risurrezione. Allora Gesù prenderà la parola e dirà: Pietro, vai dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Ecco, pensare secondo il cuore di Dio. Ecco, accettare tutto nella volontà del Signore, chiedendo a Lui la luce dello Spirito per comprendere quali passi giusti siamo chiamati a compiere, ma non fare divisioni settoriali. Per esempio, ad oggi va di moda dire tu sei vax, tu sei no vax, quindi cose che parlano appunto di discriminazione, parlano appunto di etichette, parlano appunto di considerazioni anche certe volte di carattere elitario, ma anche di disprezzo. E tutto questo il Signore sicuramente non l'avrebbe fatto e quindi non sta a noi giudicare. Ma sta a noi comprendere, farci vicino e sapere bene le motivazioni di fondo. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita, tu hai parole di vita eterna. E allora, seguendo solo le parole di Gesù, faremo sì che non pensiamo sempre secondo il nostro metro di misura, ma cosa buona e giusta pensare secondo Dio e non secondo gli uomini. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa giornata e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.